Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. La maggioranza, in maniera furbesca, dopo 8 mesi di assoluta prepotenza, hanno deciso tutto loro, senza ascoltare minimamente il centrodestra. Migliaia di proposte, tutte cestinate, derise. Adesso all'improvviso vogliono collaborare, collaborare, collaborare. Perché? Perché l'ha detto Mattarella, ma Mattarella lo diceva già a febbraio e Conte ha fatto finta di fare la collaborazione con i suoi tavoli, cabine di regia, invitando Salvini a Villa Pamphilj. Beh, adesso tutta questa smania di collaborare perché? È perché va tutto a rotoli, eh? L'economia con le chiusure andrà a quel paese, gli italiani non potranno uscire dal paese perché c'era un nuovo lockdown, rivolte sociali. Crisi sanitaria ormai fuori controllo e quindi vogliono tirar dentro il centrodestra per farlo cadere con loro nel precipizio e non fare in modo che se ne avvantaggi. Allora che cosa hanno fatto ieri? Hanno approvato 4 punti del centrodestra. Quindi dai, approvagli 4 punti così sono contenti. Dai, dai, prova, prova, così ci cascano. E così approvano 4 punti del centrodestra. In 8 mesi la prima volta che approvano qualcosa proposto dal centrodestra, no? Centrodestra è rimasto spiazzato perché l'opposizione, Salvini, Meloni e Berlusconi, proprio ieri hanno risposto a Conte: collaborazione proprio adesso? Ah, lo fai per scaricarci i problemi. Hanno detto in una maniera elegante quello che vi dicevo prima io. Il centrodestra ha capito perfettamente la tattica di Zingaretti, che è quella di trascinare il centrodestra nel baratro. Però, nonostante quello, oggi si sono fatti trascinare dentro in questo inizio di collaborazione. Perché l'opposizione ha sempre detto: no, quale tavoli, quale cabina di regia? In Parlamento si collabora eventualmente. E Conte oggi ha detto: dai, 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 approviamogli 4 punti così, così poi sono contenti. Infatti, infatti, vediamo le dichiarazioni adesso dei tre leader del centrodestra. Che cosa hanno detto su questa apertura? Perché il centrodestra non si è astenuto anche sulle votazioni, non ha detto no, ma si è astenuto. E l'astensione è proprio sinonimo di apertura. Zingaretti, l'uomo che ride, che si sta compiendo la sua trappola sul centrodestra, è al settimo cielo, dice: caspita, importanti segnali, dice Zingaretti. Importanti segnali di collaborazione sono venuti oggi dalla Camera. Dice: beh, perché si vince insieme? Siamo tutti dalla stessa parte. Certo, e il tranello è proprio quello: portare l'opposizione dalla stessa parte per cadere tutti quanti assieme, tutti belli abbracciati e ridendo. No? Come il Joker dei Dem. Possiamo salvare l'Italia, il suo futuro, se saremo capaci di resistere, combattere e agire uniti al centrodestra. Avete capito? Tutti abbracciati cadiamo giù, tutti giù nel precipizio. Avete capito? Zingaretti è proprio un furbacchione quell'uomo lì, eh? Simpatico, ma è un bel furbacchione. Matteo Salvini dice: sono contento, se ci ascoltano, però no, non cambio giudizio sul governo, dice Salvini. Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, dice: non è vero che noi abbiamo rifiutato di collaborare con il governo. La cabina di regia ci è stata offerta all'ultimo minuto, sabato sera. Era un tentativo di scaricare parecchie delle colpe del governo sulle opposizioni. L'hai capito, Tajani, no? Si vuole collaborare. La maggioranza inizia a scrivere insieme la legge di bilancio. Sulla stessa linea la Lega, che dice: il governo conosce le nostre proposte, vuole davvero collaborare. Vuole ad esempio scrivere insieme all'opposizione la legge di bilancio che va riscritta di sana pianta? Dice Massimo Garavaglia. Ovviamente no, ovviamente no. Il governo non riscriverà di sana pianta la legge di bilancio, l'ha già fatta, l'ha già preapprovata tra di loro. Ecco, Giorgia Meloni avverte: dispiace che la maggioranza chieda di votare una risoluzione fumosa e priva di concretezza, come se anche stavolta volesse tenere per sé le misure puntuali che il governo intende adottare nelle prossime ore. La leader di Fratelli d'Italia lancia un messaggio preciso a Conte: se l'appello alla collaborazione è reale, lo vedremo da come PD
e 5 Stelle voteranno sulle proposte di buonsenso che il centrodestra ha messo nero su bianco. Per noi, infatti, l'unica collaborazione possibile avviene in Parlamento. Giorgia Meloni è abbastanza guardinga, dice questa offerta di collaborazione, lei l'ha capito, come vi dicevo io, ha capito che è un tranello, una trappola. Però lei gioca sul filo, dice bene, io collaboro fino a un certo punto, ma quando vedo che la trappola si sta stringendo, dico, eh no, eh no, eh no. Quindi Giorgia Meloni ha capito perfettamente la trappola, ma anche Salvini e Tajani l'hanno capito. Dice, adesso giochiamo a fare la collaborazione e vediamo chi è più furbo. Sarà più furbo il Giuseppe Conte, l'uomo che ride, Salvini, Meloni, Tajani, Di Maio. Chi sarà il più furbo? Chi vincerà in questa guerra della finta collaborazione? Gli italiani crederanno che veramente poi le colpe saranno anche del centrodestra? Perché poi è questo l'effetto. L'effetto che interessa a Zingaretti è quello che gli italiani poi non diano la colpa solo a PD 5 Stelle, Conte e Renzi per il disastro attuale, ma che diano la colpa anche al centrodestra perché ha collaborato. Quindi più si dice e si sbandiera ai 420 che c'è collaborazione, siamo tutti dalla stessa parte, poi quando ci sono le rivolte sociali. Quando ci sono le rivolte sociali, poi Zingaretti dice: Beh, ma questi rivoltosi sono contro tutta la politica perché noi siamo tutti dalla stessa parte. Abbiamo chiuso l'Italia, ma siamo tutti insieme, tutti uniti per sconfiggere. Avete capito il giochino zingarettiano? Vedremo come andrà avanti. Da una parte, l'opposizione non può dire non collaboro, non lo può dire non collaboro in Parlamento. In una situazione così tragica, ma sa perfettamente che l'amo lanciato dalla maggioranza è una trappola. Quindi l'opposizione, centrodestra, dice agli italiani: noi siamo qui per collaborare in Parlamento, siamo qua per collaborare. Però sanno perfettamente della trappola. Non possono dire non collaboriamo, dicono collaboriamo, ma sono guardinghi, qualsiasi mossa per vedere se si concretizza questa trappola e tirarsi subito indietro. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Instagram, Facebook e nell'altra pagina, nell'altro canale di YouTube, Teleitalia, seconda rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.